Ciao Scorpione, benvenuto sul mio YouTube canale Beauty Master of Scorpio, benvenuto su questa lettura per ottobre 2024, lettura generale. Ti chiedo Scorpione, non fa forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Vediamo che succede per te Scorpione, se hai un Sole, un Ascendente, una Luna, un Venere, qualunque pianeta su questo segno, può essere questa lettura può far per te, non forziamo, sono letture generali. E vediamo che succede. My love team, datemi per il mio scorpione. Cosa scorpione si può aspettare per il mese di ottobre? Non sta scherzando. Bilancia, anche tu. E saltate così. Riprendimi. Bilancia, anche tu. È impressionante. La prima casa, ok. Allora, la prima casa sei tu. Bilancia il segno dietro di noi. La dodicesima casa, no? Che sta nella nostra prospettiva del Scorpione. E la prima casa sei tu. E si parla di te, Scorpione, si parla di che stai provando ad avere un bilanciamento, no? Ti porta a riportarti un bilanciamento. Come ci ho detto anche all'inglese, bilancia, abbiamo questa asse, no? Queste asse del nodo nord e del sudo nord che si trova si in bilancia e il nodo nord si trova in Ariete, che esso faranno cambio a gennaio. L'eclissi, abbiamo avuto proprio adesso, dipende da quando vedete questa lettura, qualche giorno fa, abbiamo avuto la luna piena. In pesci, perciò il sole è in vergine, la luna è in pesci con le eclissi, anche se non era proprio hanno toccato proprio l'eclissi, nell'eclissi, vabbè, il nodo nord, lo stesso è un portale, no? Che si sta aprendo per avere queste eclissi che cominciamo già a sentire. E il grado che abbiamo avuto questa luna piena si è trovata, mi sa se non sbaglio, 26-27 grado. Perciò se avete qualche pianeta in 25, 26, 27 gradi, ma anche fino al 28 grado, l'avete sentito o ancora lo sentite, perché l'eclissi lo senti fino quasi un mese. Si dice 5 volte più potenti delle lune piene o lune nuove. Qualcosa sta cambiando, Scorpione, anche nella tua situazione, c'è qualcosa della tua identità che sta cambiando. Dammi per favore bilancia. Fertility e power. Anche tu un 8. 3 e 8, porta un 11. Wow, un 2. Vittoria e successo. C'è qualcosa qua che stai rilasciando perché il nodo sud è qualcosa che è un karma, no? Il karma, cosa non vuoi più o cosa sicuramente non fa più bene per te. È come che stai capendo che non vuoi più, neanche più tenere il controllo di qualcosa, che la stai rilasciando qualcosa perché non ti piace più o non ti vedi più. È come certi vesti, certe frequenze nella tua vita in questo momento, Scorpione, non ti ritrovi più, non ti vedi, non fa più per te. E ti dà quella grinta, ti dà quella motivazione, grinta di lasciarla andare per quello che è. Adesso non so che cos'è, può essere anche qualcosa di tuo o che tu fino adesso hai cercato, o è come che sapevi che era tua, una cosa che ti apparteneva o pensavi di appartenere, la stai rilasciando. La stai facendo naturale, non la stai forzando, anzi, la stai lasciando andare naturale. Dammi 3 Clipper Cards, expectation, aspettative, persona, offici, persona, o
Ufficiale, ecco. E dammi un'altra. Bath Health. Tu mi punti a una situazione, può essere anche una persona, ma la stai puntando così, è proprio quella persona o quella situazione. Io la vedo più come una persona perché c'hai la persona ufficiale. Privileged Lady, 12. Privileged Lady è la persona privilegiata, no? O una lady privilegiata. Com'è che qualcuno, ancora Scorpione, tu mi mostri tantissimo, ma così forte, qualcosa, qualcuno ti è stato dato un timbro. Si può essere anche da piccola o da tanto tempo, qualcuno, qualcosa, com'è che ti ha timbrato, no? Anche per questo l'identità, no? Come che vuoi darti una nuova identità? Sapete quando qualcuno, a me per esempio, quando ero piccolina, ma anche alla mia età teenager, tipo anche 20 anni, tipo 100 anni fa, mi dicevano: Luana, ma tu c'hai una fortuna nella vita, ma c'hai. Io dico, ma i tuoi cavi, non ho capito io, ma perché devo avere, non è fortuna, questo è perché io quando voglio una cosa, io ero veramente cucciuta, quando volevo una cosa, Scorpione, io la volevo in tutti i costi, ma veramente ero molto orientata sul mio obiettivo o sui miei obiettivi. E la gente, ma anche la mia famiglia, mi dicevano, ma tu sei fortunata perché quello che vuoi ottieni, ma non c'entra niente di essere fortunata. E allora, com'è che mi timbravano che ero una persona fortunata? Tipo che avevo sempre quell'angelo custode, a parte che quello ce l'avevo sempre e ce l'ho ancora oggi. Però non è per essere fortunata, è perché quando io volevo una cosa, io la combattevo finché la ottenevo. Invece le persone vedevano solo la superficie, no? Sì, la superficie. Molto in generale, non è che andavo a guardare, sì, ma guarda cosa fa Luana per ottenerlo, no? No, è come un timbro tuo e te lo vuoi togliere quel timbro, però adesso non so che timbro è, una cosa che non ti appartiene più, però stai cominciando anche a vedere, e questa è la parte buia di questo lavoro che stai facendo, che qualcosa o qualcuno in questo momento ti sta influenzando negativamente, perché me la punti così, tipo per quella persona, quella situazione, io la vedo più come una persona, per quella persona o ci ho voluto tanto o ci sto mettendo tanto. Adesso non so che persona ufficiale che è per te, può essere un boss, può essere un padre, può essere un amico, può essere un'amica. Può essere una madre, può essere una sorella, un fratello, un collaboratore, un boss, un capo, non so chi è, però tu mi la punti così, per quella persona. Perché è come che si aspettano sempre adesso che ho detto una volta di sì, per esempio, hai detto per esempio, hai detto una volta di sì, adesso loro si aspettano che dici sempre di sì e ti metti in quell'energia abbastanza basse. Forse perché ti vedono anche che sei molto motivata, no? Che quando vuoi una cosa la ottieni. È come che adesso pensano che ti possono sempre un po'. Non voglio dire sottomettere, Scorpione, non è carino a dirlo, però è come che ti mettono sotto pressione, perché sanno una volta messi sotto pressione o ti mettono sotto pressione ti possono motivare ancora di più, però non ti fa bene perché c'hai la carta del bad health, la tua, come si dice, aspettate, la tua salute se ne risente, no? È come una cosa che se poi sotto stress e non ti fa bene. Io spero mi hai capito. Allora, vediamo. Incominciamo. Dammi per favore per il mio scorpione per ottobre. Cavaliere di coppe, la temperanza, il risveglio. Il sole, l'ostacolo, il 10 di coppe, la giustizia che serve bilancia, la regina di denari, no, non è così, due di bastoni, no, non è così, subito ti fermo. Tu mi esprimi, Luana, se il lavoro mi va bene, non mi va bene l'amore, se mi va bene l'amore, non mi va bene il lavoro,
O che ne so, mi va bene con la famiglia, non mi va bene con gli amici, mi va bene con gli amici, però non mi va bene con la famiglia. Una cosa così. Allora è qualcosa che tu stai provando a bilanciare, ma non è così. È un po', io devo essere sincera, Scorpione, è un po' il tuo... Ancora, è come che qualcosa mi porta nel tuo passato, quando eri più piccola, o qualche anno fa, o tanti anni fa, è come che qualcuno ti ha messo un po' questa... Ha messo questa mentalità in testa, tipo non, la vita non puoi avere i soldi, ecco brava, ecco esattamente, non puoi avere né soldini né il panino. Qualcuno può essere talmente inciucciato nella tua testa e sei cresciuto in qualche modo così, ma non è vero, puoi avere tutto. Non è vero, puoi avere tutto. Puoi avere tutto, volere e potere. Perché è come che, per questo, è come che dici, se mi sta ben, se mi sta andando bene sul lavoro, per esempio, lo so benissimo che l'amore, se voglio che va bene quel lavoro, l'amore non posso averla per un po' di tempo. Perché se poi trovo l'amore, non mi va bene quel lavoro. È un esempio, Scorpione, ma non è vero, non è così. È una mentalità un po' del cavolo. Però credimi, negli anni 70, 80, nel 90 non lo so, però in quelle frequenze... Prima del 2000, diciamolo così, siamo cresciuti un po' tutti così, middle class, no? Io non vengo da una famiglia ricca, Scorpione, i miei hanno lavorato tutti e due sempre, con tre, sono figlia di tre fratelli, no? Mia sorella, io e mio fratello. Perciò quei tempi là, nella mia generazione, si diceva, è tipico, non ci si può avere tutto, non possiamo avere il soldo, il panino e la botte, no? No. Invece per me è così. Oggi in questa generazione, in questo momento, in questa frequenza del 2024, io invece dico che si può avere tutto, basta volerlo. Incominciamo, dammi due di bastoni. Cinque di denari, la regina di bastoni e il cavaliere di spade. Tu ti stai aprendo un portale, 10 di spade, te pareva, tu ti stai aprendo un portale per te, Scorpione, di proprio di buttarti. Stai cominciando ad avere quella frequenza di, ma sai che c'è? Ormai, che ne so, io ti faccio un esempio, ormai ho perso tutto. Penso di aver perso tutto, sai che c'è, o la va, la spacca. Stai cominciando ad avere quella frequenza, tipo comincio a rischiare, comincio invece a buttarmi, o è richiesto a metterti o a darti quel rischio, no? A buttarti. Il portale si sta cominciando ad aprire. Tipo io se, ma io, perché è una cosa che tipo se rimanerei qua o rimanco qua la mia vita non andrebbe avanti, invece devo rischiare qualcosa che però è una cosa bella, una bella cosa che vuoi rischiare. Dammi il risveglio per il passato, 8 di spade, 9, il cavaliere di denari e il ragazzo di spade. Nel passato c'è un punto molto, molto fermo nella tua vita, non so adesso che passato è, può essere una settimana fa, può essere un anno fa, può essere 2 anni fa, c'era qualcosa nella tua vita che non sapevi più in quale direzione andare, non sapevi più cosa fare. È come che ogni cosa che tocco mi va male, ogni cosa che faccio mi va male. Allora, è come che ti sei messa tu un po' questa mentalità... esterica, si dice così, questa mentalità un po' non mi fa fare niente se non combino guai, una cosa così. Eri molto cauta o cauto interagire in generale nella tua vita. Dammi il cavaliere di coppe, la forza, la prendo qua, 7 di coppe, il 3 di spade, dammi la temperanza per il focus, 4 di spade, asso di spade. E il 3 di bastoni. Ok, diamanti sotto il mazzo.
Questa situazione che ti vuoi togliere è una cosa che non ti appartiene più, un'identità, no? Identità tua, non la vuoi più. Per una cosa successo o che ti sta succedendo nella tua vita, Scorpione, ti sta dando quella forza di andare ancora di più adesso avanti. Se nel passato eri molto cauta perché dicevi ogni cosa che faccio mi va male adesso, non mi fare muovere perché se no faccio danni. Una situazione o una persona ti sta dando la motivazione di riprendere la tua forza, che la tua identità, come era nel passato, sì, era sbagliato. Invece di riprenderti quella grinta, come ho già detto, per esempio, la mia storia, di riprenderti quel focus, quando abbiamo un goal abbastanza forte per noi, che siamo determinati, di quando vogliamo una cosa la otteniamo. È come che ti stai recuperando quelle energie, quelle batterie te le stai recuperando tu. Dammi sole. Wow. Sette denari, il mondo e il cavaliere di coppe, l'imperatore sotto il mazzo. Una volta quella grinta, quell'identità ripresa, quella tua identità vecchia, è al 150% tua, perché oggi se non saresti un scorpione doc, e una volta ripresa quella mentalità tua, e non lo dico più, cambia la tua vita da così a così. Ma tutta la tua vita, tutta la tua vita. Non è che di nuovo, se mi va bene il lavoro, mi va male l'amore. No, non è vero. Perché riepreso una cosa tua che hai perso nel tuo cammino, no? Arrivando qua. Dammi il 10 di coppe per l'ostacolo. Sì, perché sono sempre in due o più occasioni, no? Che vogliono avere la stessa cosa. 10 di denari, 4 di bastoni e l'8 di denari. Che non puoi fare sempre tutto tu. Tu puoi solamente lavorare per la tua vita, per la tua indipendenza, per la tua identità, ma se si parla già di qualcun altro o qualcos'altro che ritorna nella tua energia, nella tua frequenza, devi essere sempre in due. Sul lavoro, sull'amore, sull'amicizia, con i familiari, non puoi dare sempre tutto tu. Solo poi alla fine, come ho già detto, tu perdi le tue energie, no? Invece se fai lavorare anche le altre energie che sono nella tua stessa frequenza, la vita cambia. Cambia, automaticamente cambia. Dammi la giustizia. Te l'ho detto che cambia la faccia, mamma mia, ma che è? 3 di coppe, 8 di bastoni, il re di spade, il ragazzo di coppe sotto il mazzo. Questo per quello che non vedi. Quando ci si lavora forte, pienamente forte, ma anche determinati, con tutte le considerazioni che possiamo avere nella vita, belle o brutte, e non abbiamo però aspettative, però siamo molto puntati a quello che vogliamo. Di nuovo, la vita ci regala una cosa meravigliosa, perché non abbiamo o non ci, aspettate un attimo, Scorpione, come si dice, non ci arrendiamo. Questo poi è l'universo quando ci viene dato, regalato, perché non ci siamo arresi, come nel passato. Perché una volta quando noi diciamo no, io mi arrendo, già solo quella parola, o anche se la pensi, io mi arrendo, perché tanto non c'è niente sbagliato, tanto cosa faccio, faccio? Faccio sbagliato, mi va male, no, quello poi lo senti l'universo. Invece se poi la riprendiamo, dire, ma io che mi arrendo io? La vita incomincia adesso, proprio adesso. L'universo, senza aspettative però, Scorpione, l'universo ti regala quello che vuoi, perché ti ritrova una torta grintosa, no? Dammi la regina di denari. È una bella lettura questa. La morte, asso di denari e cavaliere di bastoni. Eh sì, che puoi avere quello che vuoi, perché hai ritrovato il tuo potere.
Una volta avere il tuo potere, la tua identità, una volta preso, ripreso quello, non ti si ferma più nessuno. Quella poi è bella. Si dice ci si deve morire dentro, no? Per essere più forti, più di prima. Ci si deve morire o deve morire qualcosa dentro di noi o nelle nostre circostanze. Qualcosa deve morire. Farla crollare, farla morire energeticamente per poi rinascere. Quello sai farlo tu, Scorpione, meglio di qualcun altro, più di qualcun altro. E di ritrovare, di riprendere le tue frequenze che hai perso, come già detto prima, nel tuo cammino. Dammi un consiglio per il mio Scorpione. Asso di spade, 5 di denari e il 4 di coppe, 10 di coppe sotto il mazzo. Sicuramente non sei una persona che hai, come si dice, non, sai di dove vieni, ecco, diciamola così, sai di dove vieni. Come ho già detto io personalmente, no? Le mie esperienze di vita. Come io non sono, non provengo di una famiglia ricca, middle class. Sai di quello, sai di dove vieni, però sai anche dove vuoi andare. Che quella posizione dove eri o dove sei in questo momento non vuoi più. E senza scuse, no? Di andare veramente per il tuo traguardo, per quello che vuoi, senza rimpiangere niente. Scorpione. Grazie mille, noi ci vediamo domani con la mia lettura per l'amore. Un like, ci vediamo presto, un caro saluto dalla tua Luana e...